Analisi di miscele nitrox e pianificazione. È sempre necessario analizzare personalmente la miscela prima di usarla. Se i centri non permetteranno di effettuare personalmente l'analisi, richiedete che la controllino nuovamente in vostra presenza e verificate personalmente la percentuale di ossigeno che indica l'analizzatore. Il massimo scostamento accettabile fra l'indicazione dell'analizzatore e la percentuale di ossigeno richiesta è di più o meno l'1%. L'analizzatore più comune è quello con sensore elettrochimico. È meglio analizzare la miscela dal primo stadio dell'erogatore tramite la frusta del gruppo comandi del giubbetto equilibratore, innestando un apposito limitatore di flusso. Non utilizzate l'analizzatore a diretto contatto con la rubinetteria. L'analizzatore è molto delicato e sensibile. Il calore delle vostre dita, l'inclinazione della sonda e l'umidità possono influenzare la lettura. Dovete quindi prestare la massima attenzione. Prima di analizzare la miscela bisogna calibrare lo strumento con aria. In pratica si analizza una bombola caricata con aria e quando l'indicazione dello strumento si è stabilizzata si regola l'indicazione su 21%. Solo allora si può passare ad analizzare la miscela. Il vostro istruttore vi farà analizzare le miscele per poi pianificare ed effettuare l'immersione in nitrox del corso Advanced Open Water Diver, facendovi anche confrontare i dati di un computer per nitrox di cui disporrete con quelli di uno per aria da lui portato in più. Vi stupirete del vantaggio di tempo offerto dal nitrox. Buona immersione!